Cercato! Qui è GD Weimar Sampdoria che vi parla. Finalmente sono arrivati i primi 3 punti del campionato. Alla terza giornata, però, sono arrivati. Va benissimo. Bella vittoria. Nessuno sano di mente si aspettava che sarebbero andati a vincere a Firenze, segnando almeno 2 gol. Pazzesco. Eccomi. Ora, vediamo la partita. Ottima partita. La Samp ha meritato straordinariamente la partita, perché abbiamo giocato benissimo. C'è niente da dire. Secondo me, un'ottima Samp. Come quella dell'anno scorso post-Covid, nelle partite giuste. Quindi benissimo Audero, perché al di là dell'assist per Ver, è stato bravissimo su Vlahovic a inizio partita, si è comunque fatto trovare sempre pronto, è stato incolpevole sul primo gol, sull'unico che abbia subito. Però secondo me non gli si può dire niente sulla partita di ieri, è stato molto molto bravo. C'è da dire una cosa, io il mattino me lo sentivo un po' che avremmo vinto. Me lo sentivo perché alla Fiorentina comunque mancava Ribéry, che non sembra male. Fa la differenza e si vede, e soprattutto mancava anche in difesa, adesso non mi viene in mente chi, però uno dei difensori titolari. Al suo posto c'era Ceccherini, che infatti ha causato il fallo da rigore che ci ha fatto passare in vantaggio al primo tempo. Quindi un po' di fortuna nella formazione della Fiorentina, un po' forzata, però va benissimo. Invece sul campo un po' più di sfortuna, perché alla mezz'ora sembrava un bug di quando si gioca FIFA, cioè palla in mezzo, Castrovilli sbaglia, la manda sulla traversa, la palla rimane lì, arriva Damsgaard che tira, c'è il fallo di mano, perché il difensore fiorentino è così, la mano la prende in pieno, però si sa che adesso con questa nuova regola, volontarietà, non volontarietà, solo quando fa comodo, cambiano un po' le cose. Ad ogni modo, il pallone cacciato da Damsgaard, sbatte sulla mano del difensore del fiorentino, poi cambia traiettoria e Dragoschi la salva sulla linea, quindi quando è così sai già che non la vinci, sai già che non la vinci, perché il pallone non vuole entrare, e quando è così non la vinci. E invece abbiamo vinto perché abbiamo avuto una squadra che ha girato molto bene. Un altro ottimo Candreva, seconda partita con la Samp, seconda partita fenomenale, bravissimo Candreva, cosa 22, 23 anni, no, 32, scusa mi sono sbagliato là. Straordinario, veramente. Su tutti i cross andava a recuperare palloni, giocava bene di qua di là, e c'è gente che non lo voleva la Samp, che diceva ma cosa andiamo a pagare sto vecchio, 1,5 milioni a stagione, ma siete ubriachi. Guardate le partite che ha fatto, adesso speriamo che continui così, però guardiamo intanto queste 2 partite. Ha tirato una cannonata che, cioè, la porta di Firenze sta ancora vibrando, ha preso un incrocio dei pali veramente che penso che l'abbia spostata la porta. Detto questo, un ottimo Candreva, poi oltre devo dire comunque la difesa, l'unico che mi dispiace, perché mi dispiace, però che non mi è piaciuto tanto, è Tonelli, perché comunque ha giocato bene, però sul gol che abbiamo preso, gran parte della colpa è sua, perché Vlahovic era qua, Tonelli si è proprio staccato, cioè sembrava quando Dier in settimana è andato a cagare, è uscito dal campo per andare a cagare con Mourinho che l'andava a prendere, oh! Può capitare, però insomma, va bene, l'importante è che abbiamo vinto. Poi siamo stati sfortunati, su quel calcio d'angolo la palla Tonelli è arrivata sul braccio, poi è rimbalzata e Tosby l'ha messa dentro. Lì però non viene considerata la volontarietà, già, perché su un difensore in attacco la palla gli arriva addosso così, allora lì è volontaria. Vabbè, lasciamo stare queste cose. Poi c'è stato un altro episodio curioso, con Dragoschi che stava rinviando il pallone. Non si è capito bene se ha sbattuto su Quagliarella, se ha simulato, ad ogni modo. Quagliarella ha appena sfiorato Dragoschi, lui subito, oh, fallo, fallo! Quagliarella ha fatto gol, però fallo sul portiere. E lì già è stata una brutta interpretazione, perché, ok, se ha fallo sul portiere, dovrebbe esserci cartellino giallo. Non è che lo dico, cioè, lo dico contro la mia squadra, ma lo dico perché io qualche anno fa ho fatto il corso d'arbitro, ho arbitrato anche diverse partite, fatto un po' di terza categoria, un po' di giovanissimi, quindi su queste cose erano molto severi. Quando c'è un fallo sul portiere, sempre giallo. Quindi, vabbè, al di là di quello. Personalmente, secondo me è un fallo che si poteva dare come si poteva anche non dare, perché non è stata una spallata di Quagliarella, cioè l'ha appena sfiorato, dai. Ad ogni modo, per il resto ottima partita. Ha giocato bene a centrocampo, ha giocato benissimo tutti ovviamente, poi tranne le rische entrando
ha fatto di quei macelli che poi, attenzione, attenzione, perché in realtà l'assist di Audero è arrivato da un retropassaggio rischiosissimo di Lloris, che così, stupidamente, senza motivo, ha ripassato indietro quando c'era, mi pare, Chiesa che stava andando verso il pallone, allora Audero ha spazzato e poi Verrà ha fatto gol, quindi c'è anche lo zampino di Lloris in quel gol, però al di là di quello, ragazzi, è inguardabile Lloris, cioè passaggi imprecisi, ha fatto un dribbling bello con poi un cross orribile, però io veramente non capisco, non mi incapacito di quante possibilità si vogliono dare. Cioè, gli dici, ragazzo, non è il tuo lavoro, vai, vai, basta, per favore, non giocare più. Ti regaliamo qualcun altro piuttosto. Non ho visto male Berezinski, che questa è una grande novità. Io che lo critico spesso, molto spesso, non ho visto male Berezinski. Poi ho sentito un po' Ranieri, mi ha sentito Ranieri che ha detto che gli è piaciuta questa Samp, che si è sbilanciato un po' su Ramirez e sulla sua situazione del mercato. Si sa che c'è il Torino che sta bussando, ma Ramirez nel suo entourage sembrano molto convinti. Vedremo se resterà. Ad ogni modo, Ranieri ha detto che qualora andasse via Ramirez, non ci sarà un sostituto, ma ci sarà Verre titolare fisso al suo posto. A me dispiacerebbe molto perdere Ramirez, però perlomeno se lo vendiamo adesso ci intaschiamo qualcosa. Al di là del fatto che Ramirez venga venduto o meno, io personalmente Verre lo farei giocare sempre. Al di là del gol di ieri, ha tanta qualità. Ragazzi, a me piace tantissimo. Io già l'anno scorso vedevo due o tre partite del Verona perché ho un po' di simpatia per Verona. Al di là del gemellaggio, ho due o tre grandi amici che tifano Hellas, quindi loro davo un po' le loro partite. E dicevo, cazzo, ma sto Verre, io spero veramente che non lo riscattino perché a me piace, spero che torni da noi. Infatti, sono veramente contento. Al di là di quello, che dire, il palo all'ultima azione mi ha fatto perdere veramente 3 anni di vita perché mi è sembrato per un attimo di rivedere. Come ho visto Chiesa che calciava, mi sarei visto la partita di 2 anni fa quando stavamo vincendo 3-2 e la Fiorentina ha pareggiato all'ultima azione. Ero terrorizzato, ho fatto così. Poi quando la palla è andata sul palo mi sono proprio visto sudare tutto, tutto. E poi boh, quando è stata spazzata via la palla, un peso incredibile che mi si è tolto dal cuore. Ad ogni modo, grande partita, bravissima Samp. Continuiamo così perché la squadra c'è, sta girando bene e sono convinto che quest'anno Ranieri farà ciò che deve fare, ovvero riportarci nella parte sinistra della classifica. Perché noi meritiamo questo, la Samp merita questo, Ranieri se lo merita perché è un grandissimo allenatore, l'ha dimostrato anche ieri, azzeccando il cambio. Grande Ranieri, e adesso quei fenomeni che dicevano Ranieri out! Ma che vada a cagare, genuani. Seguite il canale YouTube, ma soprattutto cliccate sulla campanella degli avvisi, così almeno quando facciamo video nuovi, divertenti, simpatici o strani, stravaganti o anche interessanti e curiosi, sapete quando escono. Vi arriva l'avviso, lo guardate, mettete mi piace e siamo tutti belli e contenti. Ciao popolo blucerchiato!